Tutti, buongiorno. Buongiorno anche in questi giorni di immobilità forzata, date le vicende di cui sappiamo tutti. Allora, in questi momenti ho voglia di sistemare la casa, un sacco di cose da fare e fra i ritrovamenti è saltato fuori questo tamburo molto raro. Questo è un rullante made in Italy, evidentemente. Alloy Roma, che risale grosso modo agli anni 50, forse primi 60. Qui un ritrovamento da un secchio dell'immondizia di qualche anno fa, di tanti anni fa. Un beggio diverso, ma sempre lui, Aloy, Roma. Allora, Dario Aloy è un personaggio un po' particolare, mi è stato detto. Aveva un negozio in zona Barberini. Eccolo qua, intanto ve lo faccio vedere. In zona Barberini, via San Nicola da Tolentino. Aveva un negozio, un laboratorio, attivo dagli anni 40 più o meno agli anni 70. Lui nacque nel 1902 a Roma. Allora era un artigiano anche, però io non credo che facesse queste batterie. E aveva degli artigiani che lavoravano per lui, facevano dei violini, delle chitarre e qualcuno che si occupava anche di batteria. Io questo logo ve lo faccio vedere perché mi piace veramente tanto. Questo sa un po' di Club dei Ferrovieri. Ma quest'altra bandiera è veramente, veramente bello. Non sono tante le notizie su questo artigiano o su questo comunque musicista, sicuramente. Quello che vi faccio vedere qui è un rullante probabilmente costruito in pioppo con delle meccaniche spartane, spartanissime. Questa funziona comunque. E il rullante suona anche egregiamente. Penso meccanico, è in metalluccio poverello, penso Zama. O una roba del genere, comunque tiene bene. Guardate, levetta per la sordina. Allora, diamo un'occhiata veloce all'interno, così non vi annoio oltre. Ecco qua, sordina, cordiera testa e messa, legnetto. Insomma, beh, è tenuto un po' meglio di questo, che dite? Guardate un po', si riuscirà a fare qualcosa da questo qui? Non credo, penso che non mi converrebbe neanche bruciarlo nel camino. Comunque, eccolo qua, un bel pezzo di storia italiana, di vintage italiano. Spettacolare, bellissimo. Comunque suona bene per il jazz, il blues, il rock dove non si pesta molto. E che dire, comunque è bello, veramente bello. Ragazzi, state attenti, state a casa il più che potete. Non vi ammalate e vi abbraccio ovviamente a distanza. Ciao ciao.